Ciao a tutti, mi chiamo Diego Ghione e sostanzialmente sono un ragazzo curioso. Sono stato abbastanza fortunato perché sono sempre riuscito in qualche modo a girare e a vedere cosa c'era al di fuori delle pareti di casa mia. Ho avuto modo di vivere all'estero, in Spagna, paese tra l'altro a cui sono molto affezionato. Le circostanze mi hanno sempre portato a mettermi su un aereo, su un treno, su un autobus. Durante questi viaggi mi rendevo conto di perdere tanto di quello che i miei occhi vedevano. Tutto questo mi ha portato un giorno a decidere di viaggiare su un mezzo che dipendeva solo da me, dalle mie energie e dalla mia passione. La bicicletta è il mezzo ideale per relazionarti totalmente con l'ambiente che ti circonda. La velocità che raggiungi ti permette di interagire con tutto quello che incontri e ti consente allo stesso tempo di percorrere distanze considerevoli. Senza contare che presentarti in sella ad una bicicletta carica di borse e borracce ti fa guadagnare all'istante un enorme rispetto e ti fa arrivare dritto al cuore della gente. Ho capito che la verità, o quantomeno la matrice con la quale organizziamo la nostra vita e prendiamo le decisioni quotidiane, è purtroppo basata su un'informazione in qualche modo veicolata, secondo interessi che non ci appartengono. Questo ha creato dentro di me un vuoto etico e culturale, un vuoto che voleva e doveva essere riempito. Avrei però deciso io come e con che cosa. Solo i miei occhi, aiutati dalla gente che avrei conosciuto sulle strade, solo ed esclusivamente i miei occhi mi avrebbero fatto capire. Il momento più significativo di tutti i miei viaggi sicuramente è stato entrare in Egitto durante la rivoluzione del gennaio del 2012 e sapevo di mettermi in una situazione di crisi. Quella mattina mi svegliai carico e determinato ad entrare, nonostante la notizia di un giornale dicesse che dei beduini armati avevano preso in ostaggio degli occidentali in un resort nei primi chilometri di costa del Sinai. Sinai che comunque era ritenuto no man's land, ossia fuori dal controllo dell'autorità governativa egiziana. Con il cuore in gola, ma con la consapevolezza di vivere in maniera assoluta a quel momento, passo la frontiera e inizio a pedalare a un ritmo forsennato. Mi sentivo Indurain che puntava a vincere il tour. A sinistra però avevo l'Arabia Saudita e invece della Costa Azzurra vedevo il Mar Rosso. Di fatto non ho incontrato niente, non ho incontrato nessun resort occupato, non ho incontrato nessun terrorista. Vengo a sapere che il telegiornale apparteneva a un canale israeliano. La notizia quindi era stata inventata per gettare ulteriore disinformazione e quindi instabilità. La verità è solo quella che noi viviamo direttamente, senza nessuna imposizione esterna. Viaggiare in bicicletta non è per niente facile, sole rovente, pioggia, vento contro, freddo, neve, per non contare le forature, le rotture all'attrezzatura. Potete capire quindi che di momenti difficili se ne hanno parecchi. Se devo trovare il momento che mi è costato di più di tutti, forse lo posso ritrovare nell'ultimo viaggio che ho fatto in Iran. Ho pedalato tutto il giorno fino alle 3 di notte per 215 km, convinto di trovare un alloggio che poi una volta arrivato ho scoperto essere chiuso e ho dormito sul marciapiede proprio di fronte alla porta sbarrata. Tra l'altro tormentato dalle zanzare, alle 6:15 ero già in sella e avrei pedalato per altri 180 km in direzione di Chak-Chak, un antico tempio zoroastriano disperso nel deserto. Toccando la temperatura più alta di tutta la mia esperienza in Iran, 49 gradi, devo dire che è stato parecchio difficile. Aver pedalato per 400 km in quelle condizioni è una cosa che porterò con me sicuramente per tutta la vita. Per essere in grado di portare a casa giornate simili ho iniziato a seguire un allenamento costante, fatto di ore di palestra, ore di spinning, per non parlare dell'alimentazione, che nel ciclismo e negli sport di lunghissima resistenza è comunque qualcosa di non trascurabile. Sognatore come credo di essere io e come sono sicuro di essere, non può che avere nuove porte da aprire e nuove strade da percorrere.
L'idea che ho è quella di comunicare anche a chi non riesce a lanciarsi in queste avventure ciò che i miei occhi vedono e quanto costa ricercarsi la verità solo con le proprie forze. Raccontare che esiste un mondo tanto grande e complicato là fuori che non ci si può schierare dietro nessuna dottrina o luogo comune. Per la stessa ragione ho aperto una fanpage che aggiorno in viaggio tappa per tappa, dove tutti possono seguirmi e darmi la carica. L'indirizzo è Diego Ghione and the Wild Side of the Bike. Se dobbiamo iniziare a cambiare il mondo, dobbiamo renderci conto che lo dobbiamo fare innanzitutto dentro noi stessi, dentro la percezione che noi abbiamo delle cose. La 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 la